invece la presidente dell'associazione ONLUS per Stefania, la signora Paoletti Silvia. Senti, mi può dire di questa serata? Sì, questa serata è dedicata appunto a Stefania, la piccola Stefania di 10 anni che è partita una settimana fa per Fort Lauderdale in Florida, dove seguirà una serie di cure, il logo di fisioterapia e anche di camera iperbarica per 2 anni. Senta signora Paoletti, io so che lei si dà l'anima per fare queste iniziative, per questa ragazza, però cosa vuol dire alla regione? Beh, alla regione innanzitutto rifaccio l'appello di esserci vicini per quanto riguarda i contributi che naturalmente serviranno, perché il costo di queste terapie ammontano a 400.000 euro. E comunque ci tengo a ringraziare il Presidente Tondo che in persona si è speso e ha detto anche di esserci vicino come Presidente della Regione. Ringrazio anche l'Assessore Vladimiro Kosic che proprio questa mattina ho avuto modo di incontrare seppur brevemente e mi ha confermato la disponibilità della Regione a sostenerci. Senti, per concludere, per concludere, cosa potrebbe dire al pubblico del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e della Slovenia di? Beh, di starci vicino, perché Insieme per la Speranza ONLUS nasce sicuramente per la piccola Stefania, ma la piccola Stefania è in certo modo la portavoce del progetto che vogliamo portare a termine, e cioè riuscire a creare un centro speciale di riabilitazione perché possa affrontare appunto questo tipo di malattie e sostenere le tante famiglie che in questo momento invece sono costrette ad andare all'estero per curare i propri bambini. Ad essere qui questa sera su questo palco, perché la serata, come ha detto poco fa Grigonia, è dedicata a un impegno sociale molto importante. È emozionante anche perché questa serata comunque va ad aprire una serie di iniziative lodevoli che si manifesteranno appunto nei prossimi giorni e anche mesi. Grazie al maestro Magnarin e devo dire che come amministrazione comunale, come regione, come ha detto Silvia prima, siamo molto vicini a tutte le situazioni di disagio. In effetti la regione sta emanando un libro verde e al primo punto del libro verde, la linea 1, si dice equa opportunità di salute per tutti.
Gira, guarda qua, un secondo, ecco, guarda qua. Eh no, ma pensa più ai soldi, eccolo. No, no, ma